adesso allora è arrivato il momento finalmente di proseguire con la storia principale. E io penso che dovremmo andare fuori e distruggere una macchina di Leonardo. A questo punto faccio una cosa abbastanza easy, ovvero mando via degli adepti a fare qualche missioncina. Tra l'altro ho aumentato di poco la mia salute massima, sono molto felice. Interagiamo con la colombaia. Tutti livello 5, ho 4 livelli 5, quindi... Perfetto, perfettissimo. Sono 134 punti esperienza a testa, non male. Mi mancherete, ragazzi. Che poi la colombaia è lì, ma sono coglione io. Voglio degli adepti fortissimi. Attenzione perché qua, ora, mi stava passando, ma c'è la panchina di Leonardo. Ciò significa che qualcosa possiamo fare, vero? Yes. Possiamo, possiamo. Perché a me i soldi non mancano. Sei qui per altri progetti, di nuovo? Certo. E allora, salto ascensionale. Devo tornare al laboratorio. Aspetta qui. Nulla sarà più fuori dalla mia portata. Exactement. Benissimo così. Ci è costato un po', ma ne è valsa assolutamente la pena. Ora voglio vedere dove mi trovo. Cazzo, sono in culo a Gesù. La galleria più vicina. Cazzo, è lontana pure quella. È qua. Aspetta che c'è... T'ho visto, sai? T'ho visto. E quindi adesso, con tutta la calma di questo mondo, dopo aver completato la sequenza ripristinata, perché è giusto ricordarlo, quello che abbiamo appena fatto, andiamo a riprendere la nostra storia principale. Perché molti di voi mi avete detto, ma... Adri, ma com'è possibile che tu parli con Leonardo e poi dopo vai a fare una missione dove Leonardo è sparito? Cos'è successo nel mezzo, ragazzi? Non è successo niente, perché non ho tagliato né live né video. È successo che quei ricordi lì, come precedentemente specificato, è una sequenza ripristinata. È praticamente una storia nella storia che non fa proprio parte della storia principale. Diciamo che è una mezza storia secondaria, questo è. Per quello Leonardo era sparito. Ma adesso Leonardo c'è. Perché è molto antecedente a quello che sta succedendo adesso. Tutto qui. E interagiamo. Porta Nomentana è quella più a est e a sud. Qua c'è un viewpoint che non possiamo fare perché semplicemente dobbiamo prima restaurare l'acquedotto. Ma per restaurare l'acquedotto c'è prima da completare, fare la Torre de Borgia. Ma la Torre de Borgia è inaccessibile, quindi per ora ci attacchiamo al cazzo, ho detto proprio così. Partiamo per piani di guerra. Manda i mercenari in un combattimento. Perfetto. E comanda tutti gli adepti in missione, bravissimo Adri. E intanto qualcuno è già tornato. Allora, vieni, venite con me. Al lavoro. Andiamo a piedi. Diciamo che è un piccolo sport. Dopo tutti gli anni. Combattete. Canaglie. Chiamiamo anche gli assassini. Che sono spawnati dal nulla.
Forza, dai. Se ti avessero riconosciuti, godo. Vabbè, così è stata. Piani di guerra, cioè. Ok, grazie assassino. Grazie. E noi abbiamo recuperato la mappa 100% di sincro e andiamo avanti, perché è durata poco. Cioè praticamente 4 minuti di chiacchiere e 2 minuti di missione. Adesso però mi fai accedere a quella parte lì? Che fa lo stronzo, mo? No, ce ne andiamo proprio, fantastico. Colli Albani, mitragliatrice. Bellissimo, tipo Castel Gandolfo, quelle parti lì. Non uccidere nessuno prima di aver distrutto il progetto. Ah. Tenete d'occhio l'arma. Non c'è da farsi scoprire. E neanche da uccidere nessuno. Cosa? Bruttissimo. Va bene, sarà una missione molto tosta. Molto, molto tosta. Credo ci sia qualcuno là sopra, esattamente così. E... dove vado? Super forza. Questa va ragionata, ragazzi. Scrigno. Attenzione a quel farabutto laggiù. Ok, c'è questo bestione qua. Ok, se ne va lì. E gira dietro. Distruggiamo il progetto. Buona, ciao. Ok, adesso possiamo uccidere chiunque. Per forza. Perché ho una lama celata sola? Aspettate, scusate. Inventario, tenute. Questa cosa non mi piace. Ok. Boh. Adesso ho due. Adesso ne ho due. Va bene, va bene. Il gioco ha svalvolato, ok. Meglio così. Basta che non mi svalvoli quando più mi serve. E poi siamo d'accordo. D'accordo.
Ok, fatta la sincronizzazione totale, adesso basta solo... sti cazzi. Bisognerebbe far esplodere quel carico. Fosse facile. E invece potrebbe anche esserlo volendo. Magari allontaniamoci. Ma no! Ok, si corre. Perfetto ragazzi. Vai. Va solo... vabbè, bisogna evitare di morire praticamente. E noi si devia. Me la volevi fregare, eh? Mi volevi fregare, ma... per ora non ci sei riuscito. Sto stronzo. Che polmoni c'ha sto cavallo, signori? È incredibile. Qua romperanno il ponte sicuro. Qua romperanno il ponte. Dovrebbe essere il famosissimo lago Albano, perché Colli Albani... sta rubando l'arma! Messo fuori combattimento. Chi c'è che mi segue? Lui. Boom. Sono più 5. Però penso di essere arrivato in fondo, forse. Bello, i cavalli che vanno da soli. Fantastico. Oh! Fantastico. Due in uno. Anche qua, 2-1. Bello che inciampa l'uno sull'altro. Però sto perdendo vita. Ok, ripristinata. Cosa farà Cesare? Intanto tu succhi il cazzo, perché... sei rimasto indietro e noi ragazzi l'abbiamo completata qui. Non ancora. I Colli Albani ci vogliono ancora. Restate sulla strada. E chiappalo. Queste balestre. Beh, si è finiti? Ovvio che no. Vabbè, questo è l'ultimo carico per forza. Guardate quanti minchia sono. Non l'ho... cioè, l'ho preso ma non l'ho preso. Che fan, ce li mette gli arcieri? Ok.
Quanti siete? Oh, io non voglio più vedere una guardia per Roma dopo tutte queste uccisioni, eh. Ancora uno. Tua merda. Quante ce ne sono di queste cose? Sto tryhardando in maniera assurda. Andate a casa! Sei medicina ancora. Il mondo è migliore. E la macchina da guerra andò distrutta. 1200 fiorini, 100% di sincro. Cosa chiedere di più alla vita? Non lo so. E siamo di ritorno con la macchina da guerra distrutta.